Care amiche ed amici, vediamo come ho messo la filmatrice, questa mia vecchia filmatrice, e non è vero, scusate, la mia, tanto qua il cane è saltato nel divano che non si vede. Cercate il mio cane nella lista di riproduzione degli animali, ma io cerco di guardare in camera, anche se vengo un po' ma ho deciso questa volta di non fare una live. Il mio vecchio Nokia Asha 302, un momento che sto improvvisando, è troppo presto di mattina come per fare un video, vengo un po' adombrato. Ma allora, care amiche e cari amici, come state? Ho voluto fare, tanto per cambiare formato, un video con la mia vecchia filmatrice del 2010, che ormai funziona soltanto utilizzando, perché gli si è rotto lo schermo, il flessibile. Allora funziona soltanto utilizzando il televisore come schermo, così almeno vedo se filma e cosa filma. Allora, forse questa parte la dovrei tagliare, ma la lascio. 1 minuto e 43. Vorrei dirvi qualcosa riguardo, come dirà il titolo del video, il referendum riguardo il taglio dei deputati parlamentari e senatori, cioè dei parlamentari, deputati e senatori, insomma il taglio di tutti questi impiegati pubblici che ci costano un occhio della testa, l'ira di Dio, peggio della mela di Adamo ed Eva. Quindi il vostro Capitan Saint-Enchan, che è una persona navigata, ormai ho fatto 3 live consecutive, ma questa volta voglio, a quest'ora del mattino presto, iniziare il giorno dicendovi le mie impressioni riguardo questa faccenda qua. Innanzitutto, si sono sprecati già molti soldi per questo referendum che non avrà cuoro, quindi andate a votare, perché altrimenti qualcuno sceglierà per voi, anche se andranno in pochi a votare, come è successo con il referendum per le trivellazioni, che non raggiunse il quorum. Poi la gente a Genova si lamentò perché ci furono degli sversamenti petroliferi di greggio. Allora, quando si poteva votare, perché ancora non c'era la quarantena, si sospese il referendum, e adesso si rifà, si ristampano le schede e tutto. Quindi voglio dire, è un referendum contro le spese della casta politica, un referendum che invece aumenta le spese della politica, perché se si faceva il primo referendum che è stato annullato, non ci sarebbe stato nessuna spesa addizionale. Invece si è deciso per per fare questo, farlo adesso il referendum, nel mese di settembre, alla fine di settembre. I pro e i contro, io non so perché cosa voterò. Io gli metto sempre lo schermo nero al mio cellulare, così spende poca energia. Poi facciamo un po' d'effetto Doppler alla Jimi Hendrix. Che ve ne pare? Ecco. Così. Erano gli effetti speciali che usava Jimi Hendrix con la sua chitarra, si avvicinava ai parlanti. Allora, i pro
di votare sì, cioè di votare per i tagli alla casta politica, e che naturalmente si riducono le spese dei parlamentari, senatori e deputati, e magari anche indirettamente, perché ogni senatore, ogni deputato, cioè ogni parlamentare, ha i suoi portaborsa, ha i suoi segretari, ha i suoi faccendieri che lavorano per lui, insomma si riducono drasticamente le spese. Poi bisogna vedere di quanto, perché come al solito quelli che rimangono magari spenderanno per tre, quindi alla fine si eliminano le spese da una parte ma si aumentano dall'altra. E allora ecco, bisogna vedere, perché non c'è mai un serio controllo sulle spese politiche italiane. C'è sempre una scatola nera dalla quale attingono tutto il denaro che gli serve per le loro faccende. E quindi bisogna istituire un vero controllo, una vera fiscalizzazione sulle spese della politica italiana. I contra sono proprio che, diciamo, meno rappresentanti nelle istituzioni italiane, meno abbiamo noi la facoltà di farci rappresentare, però voglio dire, meno politici dovranno lavorare di più, e già per conto loro tutti i politici vogliono lavorare di meno. Quindi non so che cosa sia peggio, non dico meglio, peggio. Se no, mi si vede uguale, quindi rimango. Se tagliare il numero dei politici che ci rappresentano, ma dovrebbero lavorare meglio. E già così come stanno, lavorano male. Quindi uno dice: perché lavorino male, che lavorino di meno. Ma io non so se lavorando in meno lavoreranno peggio oppure lavoreranno meglio. Perché te ti immagini che nelle scuole non bastano i professori. Allora uno dice: perché lavorino meglio e spendere di meno, diminuiamo il numero dei professori. Ma poi lavoreranno meglio o peggio? È meglio avere pochi professori pagati bene o molti professori pagati male? E i nostri politici li paghiamo bene o male? Per quello che fanno si direbbe troppo, comunque. E allora mi è rimasto questo dubbio. Io vorrei votare per il sì, ma se votando per il sì si decurtano i posti nella politica, e poi il lavoro che rimane ai politici è così tanto che già, per esempio, adesso per fare passare una manovra finanziaria, per fare passare un decreto legge, per fare passare qualsiasi cosa, si vota più che altro in obbedienza alla linea del partito, piuttosto che diciamo la decisione è più personale, più soggettiva, ma non passa per la decisione di studiare razionalmente il testo e arrivare alla conclusione che è buono, che è cattivo, che ci sono. No, ogni forza politica, quando fanno un decreto legge, ci mette i propri articoli dentro, i propri paragrafi, le proprie varianti, e solo quelle leggono, perché sono già dei faldoni enormi. Ma te ti immagini se ogni politico deve leggersi tutto il decreto legge, tutte le norme, tutte le cose che vanno a istituire? Ci metterebbero anni, perché sono dei faldoni complessivamente che riempirebbero tutta questa stanza, riempirebbero tutta casa vostra.
anche se vivete in una villa alloggiata. Quindi già di per sé i politici sono obbrobbiati di lavoro, adesso che sono in molti. Dice no, ma riduciamo di 200, mi sembra, fra i senatori e di 400 fra i deputati. È una riduzione simbolica. Anche quello che si risparmia è più simbolico che reale. E poi, ripeto, adesso che votano, che lavorano, non sempre rispettano il quorum, quindi non sempre si possono avviare i lavori. Poi, soprattutto con la pandemia, che lavorano virtualmente da casa, sempre che lavorino, perché molti devono occuparsi della politica in sede regionale. Quindi, care amiche ed amici, fatevelo dire da una persona navigata, dal vostro capitano Santen Chan. Prima non v'ho salutato come capitano, me ne scuso. E poi ho una domanda che vorrei porre a questo punto a Marco Travaglio. Lo volevo fare dall'inizio, ma all'inizio sperimentavo la connessione. Non andava bene lo zoom della camera, della filmatrice, perché si era incastrato e faceva zoom, zoom, zoom. Funziona, per fortuna, per fare zoom e anche rimpicciolire funziona il controllo remoto, ma non ho accesso a tutte le funzionalità. Prima non funziona. Display, per esempio. Index. Adesso che sta filmando, magari... Caro Marco Travaglio, penso che tu sei schierato per il sì, come spontaneamente sarei schierato io, ma se si riesce a ridurre il numero dei politicanti, come il tuo partito vuole fare, e poi già lavorano, non è soltanto una questione di democrazia e di rappresentanza politica. Già lavorano male e adesso, perché hanno troppo lavoro, non riescono a leggere tutto quello che votano, ma solo quello che propone il loro partito, forse neanche quello. Te ti immagini, caro Marco Travaglio, cari amici ed amiche, se per caso invece fanno questa riduzione della casta politica, che di sicuro è una riduzione in termini economici abbastanza significativa, ma dovrebbero ridurgli anche lo stipendio, perché un mucchio di professori, insegnanti precari non hanno quello che si meritano. Ma a parte quello, quando avranno tempo di leggere tutti i decreti legge che vanno a votare o tutte le modificazioni? Lo sapevate che volevano introdurre la nuova Costituzione della Repubblica Italiana, per quante modifiche avevano fatto alla nostra ben amata Costituzione? Ho fatto dei video al rispetto, quindi non mi dilungherò su questi dettagli. Cercate Costituzione, referendum, eccetera. Ma quella riforma della Costituzione italiana non l'ha letto quasi nessuno, soltanto i cavilli che volevano modificare determinati politici di determinati schieramenti, ognuno ha letto il suo. Ma non leggono tutto il decreto legge, tutto quello che dovrebbero leggere.
capito? E alla fine niente, rimane come qualche cosa che già lavorano a stento oggi. Te ti immagini, voi vi immaginate se riducono il numero dei parlamentari, deputati e senatori, in quanti riuscirebbero a lavorare mantenendo gli standard di oggi. Cioè, dovrebbero lavorare 24 ore al giorno, dovrebbero sempre essere presenti, dovrebbero stare a dibattere tutto il tempo. Ci riuscirebbero? No, non penso. E poi un'altra cosa, da sempre c'è stato il problema di come ripartire i seggi tra la maggioranza di governo e l'opposizione, la minoranza. Se ci sono meno seggi, come li si ripartiranno? Perché alla fine ci ritroveremo con un Parlamento alla bulgara, con un Senato alla bulgara, cioè il partito di maggioranza con l'80% degli scanni, dei seggi e dei scanni, e i partiti all'opposizione con un 20%, perché ci saranno poche seggiole in pratica, pochi banchi, e non penso che sia veramente, cioè la maggioranza, il governo, la maggioranza del governo potrà fare passare per decreti ministeriali, decreti d'urgenza, le leggi, oppure a maggioranza, perché ci avranno la maggioranza non risicata ma un 80%, e la minoranza non conterà più nulla. Quindi pensate che se il vostro partito andrà all'opposizione, quello che votate, ci avrà pochi banchi sui quali mettere i suoi deputati e i suoi senatori. Quindi voglio dire, è un'arma a doppio filo. Quelli che oggi, per calcolo politico, non per il vero, la vera necessità di risparmio, perché tanto lo Stato italiano scialà quei soldi che comunque sono i contributi fiscali degli italiani, non è per spirito di risparmio che si fa questa legge, questo taglio dei parlamentari, senatori e deputati, ma è forse per un calcolo politico, per una convenienza politica. Io voterei sì, perché in tanti non fanno mai niente, a parte fare finta di litigare e mettersi d'accordo tra di loro, fare delle coalizioni di convenienza, dopo essersi detti che, per esempio, se vincevano quelli del PD, i grillini, i pentastellati non andavano al governo con loro, e se vincevano i pentastellati, quelli del PD non andavano a fare una coalizione di governo con loro. Hanno vinto quelli del PD, sono prima andati con la Lega, che avevano detto con la Lega nulla a che fare. Poi la Lega ha voluto uscire dal governo pensando che faceva cadere i pentastellati, mentre invece che hanno on the go fatto un governo on the road durante il cammino con il PD. Quindi invece di andare a elezioni anticipate, come sperava Salvini, in un'astuta manovra si è ritirato dal governo ed è rimasto senza pane e senza torta. Perché? Perché su due piedi, on the road, on the go, i pentastellati hanno fatto un governo con il PD. Ma come? Il PD aveva detto mai arriveremo a compromessi con i 5 Stelle, mai gli concederemo nulla, preferiamo addirittura Forza Italia, come hanno fatto negli anni precedenti con il patto del Nazareno. Io ho fatto un video sul patto del Nazareno, andatevelo a guardare. E invece sembra che anche perché lo metterò qua sopra, patto del Nazareno, sembra che, e quando io dico del petrolio sversato a Genova
andatevi a vedere, che vi metterò il video consigliato lì. Sembra che dal dire al fare c'è di mezzo il mare, e puoi fare quello che ti pare, insomma, poi alla fine. E quindi che tanto schifo l'uno all'altro non si sono fatti, né il PD al Movimento 5 Stelle, né la Lega di Salvini al Movimento 5 Stelle, né il PD alla Lega, né i 5 Stelle alla Lega e al PD. Poi vi verranno a dire: no, ma si trattava di dover fare una forza di governo, necessità maggiore, dovevamo governare. Tutte balle. Loro dicono delle cose e poi hanno in serbo altri programmi. Siccome la gente, alla gente gli inculcano: no questo, no quello, noi siamo duri, noi siamo puri, mai col PD, mai con la Lega, mai con i pentastellati, mai con Forza Italia, mai con la sinistra, mai con la destra, mai su, mai giù, mai a destra, mai a sinistra, mai al centro, mai fuori, mai dentro di un governo con questi, con gli altri. Poi invece fanno sempre tutto il contrario e il contrario di tutto. Che non sempre il contrario di tutto è tutto. Vacci a capire che cos'è il contrario di tutto. Fanno il contrario e il contrario di tutto, che non è tutto. O tutto il sarà tutto al contrario, capito? Il contrario del contrario, cioè il contrario di tutto, il contrario del contrario, cioè fanno tutto l'incontrario. Ecco, fanno il contrario di tutto e tutto, e lo fanno anche all'incontrario, cioè l'incontrario di tutto. Vabbè, mi sono perso la prima battuta, rivedrò il video. E che non so, veramente c'è così tanto da dire, soprattutto siccome non mi stanco il braccio a filmarmi con il mio vecchio Nokia Asha 302, però il video andrà pesante, sono già 22 minuti. Vorrei allora che voi nella chat di questa premier e soprattutto sotto nei commenti lasciate i vostri giudizi, come votate, perché probabilmente vi arriverà la notifica di questa premier, perché la carico oggi, che è mercoledì, ma uscirà di domenica. È una premier differita, che già la premier è una live indifferita, ma io ho scoperto che se carico subito la premier non la guarda quasi nessuno. Invece bisogna caricarla una settimana, due prima. E io, siccome ho fatto una live qualche giorno fa, allora, siccome ho detto molte cose, molte altre ne potrei dire, ma sono 23 minuti e 30 secondi, non voglio abusare della vostra pazienza, ma vi dico che se si riducono il numero dei politici, dei politicanti nostri, probabilmente si risparmierà. Ma a scapito di cosa? A scapito di una minore rappresentanza politica, e soprattutto che se già adesso non riescono a leggere per intero tutti i faldoni, tutti i pacchi di documenti, che a volte riempirebbero un camion, di norme, leggi e quant'altro, come per esempio nessuno sapeva esattamente in cosa costituiva la riforma della Costituzione italiana, perché non avevano il tempo di materiale di leggerlo, questo rinnovamento. Allora, se saranno meno i politici, innanzitutto lavoreranno di meno, perché ci sono solo 24 ore in un giorno, poi non possono andare a parlamentare o andare nel Senato e nella Camera dei Deputati ogni giorno, perché per quello che molte volte il numero è ridotto e non fanno quorum, perché devono fare anche altre cose. E poi dicevo, nel caso in cui si facciano queste benedette leggi
sulla maggioranza e minoranza politica, con un numero ridotto di banchi nel Senato e nella Camera dei Deputati, ecco, chi è che si prende più banchi? La maggioranza. E quanti ne toccano, ne toccherebbero, se li riducono così tanto alla minoranza? Allora ci avremmo una maggioranza sovietica, bulgara, dove la maggioranza ci aveva il 99% dei banchi e i partiti di minoranza avevano solo uno. Magari dovevano andare a turni alterni in 5 o 6 partiti che gli davano un banco solo. Veramente vogliamo questo? Poi passeranno tutti i decreti ministeriali, perché in pratica quando dovranno votare per delle leggi voterà la maggioranza e la minoranza non conterà, già conta nulla adesso. Se ti puoi immaginare quanto conterà. Allora che democrazia è? Perché noi deleghiamo dei partiti perché formino delle coalizioni di governo, il nostro è un sistema, è una repubblica parlamentare, quindi noi votiamo dei partiti perché deleghino dei governi parlamentari, deputati e senatori, perché a loro volta creino e votino le cose. Se c'è una maggioranza così forte che non si può creare una dialettica politica perché la minoranza è risicata, e allora c'è poco dialogo, non c'è nessun dialogo. Adesso ci sono troppi politici, prima che passa qualcosa devono passare decenni perché c'è troppa diatriba politica. Ma se riduciamo a zero o quasi la diatriba politica, in pratica il governo della maggioranza è un governo di una maggioranza assolutista, non c'è più minoranza, non c'è più opposizione politica. Allora, ad una parte mi sembra giusto, non soltanto per questioni economiche, che magari non si riduce di molto le spese della politica, ma anche per il fatto che i politici fino adesso hanno fatto poco o nulla, quindi ridurne il numero mi sembra giusto. Ma poi bisognerà fare delle leggi realmente proporzionali per distribuire banchi a maggioranza e opposizione, perché altrimenti, ecco, già non hanno tempo di studiare tutto quello che votano, di leggerlo, anche solamente di leggerlo, perché non sanno neanche cosa contenga quei faldoni che vanno a votare di leggi. Ogni partito presenta i suoi faldoni, ma come fanno a scriverli in poche settimane, in pochi mesi? E poi la maggior parte dei politici non sa che cosa contengano, perché ogni politico presenta le sue proposte per un aspetto specifico della legge. Quindi pensa te, sanno solo quello che gli compete, ma nessuno che abbia una visione generica. Poi passa per esempio il Porcellum, legge elettorale, che tutti definirono giustamente una porcata, che si chiamava Porcellum. Ma perché? Perché ogni politico che ha contribuito, deputato, senatore, alla creazione di quella legge elettorale, la legge del Porcellum, ha letto soltanto quello che ha scritto lui, quello che hanno scritto gli altri no. Quindi viene un qualche cosa che non è organico, che non è coerente, che non ha una sua coerenza, ma è un qualche cosa di dissennato, capito? Quindi ridurre o non ridurre il numero dei deputati, senatori e parlamentari, cioè dei parlamentari, senatori e deputati, d'un lato ci abbiamo il risparmio e anche l'accelerazione dei tempi parlamentari, d'un'altra ci abbiamo che lavoreranno di meno perché già adesso non lavorano per niente. Quindi uno dice gli riduciamo perché tanto in tanti non fanno nulla, ma in pochi faranno qualcosa? E poi come verranno distribuiti i banchi tra opposizione e maggioranza di governo? Ecco, questi sono i miei dubbi. Allora vi lascio anche a voi con questi dubbi,
alla mezz'ora di aver fatto il video. Qua c'ho il cane, non so se si sente che si gratta. Dice: io me ne frego. Vabbè, vi lascio. Spero che voi mi rispondiate. Intanto l'illuminazione è pessima, devo dire, e voi vi siete assorbiti questo video, ma tanto era un video di prova. Forse mi devo mettere così a parlare. E ormai non lo cancello, l'ho fatto così, il video è uscito, non è la stanza giusta, ma c'è il televisore qua. Che vuoi fare? Forse mi devo mettere a parlare così? No, mi devo mettere a parlare così? Sì, sarei dovuto, forse venivo meno scuro, in mezzo volto oscuro. Vabbè, ormai voglio dire, è andata così, è andata. Va bene così, Vasco Rossi. Niente, lasciate il commentario, guardate i video che metterò fra i miei favoriti, consigliati, e le schede a fine riproduzione video. Condivideteli a tutti quelli delle vostre community e scrivete qua il vostro commentario e partecipate alla chat. Ciao ciao. Cioè, beh, vabbè, ormai la chat sarà finita, finisce adesso. Ciao.